ci lascio il cuore, come ho scritto anche, vabbè, tramite il mio social privato. Devo ringraziare tantissime persone, come ho detto, ringrazio comunque la società, la dirigenza, la presidenza, la dirigenza, che mi hanno consentito, come ho detto, di indossare questa maglia sicuramente preziosa, storica, con una storia importante alle sue spalle, ed è una piazza sicuramente importantissima per fare calcio. Poi devo ringraziare assolutamente, come ho detto, questo pubblico meraviglioso e questa curva meravigliosa che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre apprezzato, soprattutto comunque nei momenti difficili. Come posso dire, che mi ha fatto veramente sentire calciatore, un calciatore di altissimo livello, capite? Perché comunque giocare ad Avellino si sa benissimo, è quasi come giocare in Serie A, capito? Quindi, anzi, a questa piazza assolutamente gli auguro un futuro immediato per quello che è il palcoscenico maggiore. Il tuo ricordo più bello di questi due anni? I più belli sono stati tantissimi, sicuramente. I due periodi più felici sono stati, secondo me, le 6 vittorie consecutive fatte con il mister Tesser, che veramente quel periodo è stato veramente bellissimo, ed è stato rappresentato dal fatto che io mi ricordo la partita a Cesena prima di Natale, eravamo dentro i playoff, e vedere fuori casa la curva di Cesena, uno stadio di Serie A tutto pieno, con i colori dell'Avellino, guarda, per me è stata veramente quasi il picco della mia carriera, capito? Per dirti, giocare una partita così importante è stato veramente bellissimo, una cornice di pubblico, sottolineo, fuori casa meravigliosa. E poi dopo, che dire, è stato bellissimo un altro momento, è stato bellissimo secondo me il periodo con Avellino, subito dopo Natale, capito? I due mesi straordinari. E adesso appunto riparti da Vercelli e ti ritroverai l'Avellino come avversario. Purtroppo sai com'è, fa parte del nostro lavoro, però sicuramente tornerà ad Avellino sereno e sicuramente ringraziare il pubblico. Sono convinto che troverò tanti saluti anche da parte del pubblico, questo proprio lo dico in maniera serena, perché come ho visto sono state le persone che mi hanno ringraziato, e la cosa che mi fa più felice è che comunque me ne ha ringraziato, oltre che dal punto di vista calcistico, dal punto di vista umano, che in primis del calciatore mi hanno valorizzato dal punto di vista comunque dell'uomo.